Abbiamo anticipato il tema. Una delibera assegna ad alcuni tra gli ex presidenti la possibilità di continuare a godere dei benefit. Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e leader centrista, ha dichiarato di rinunciare sin da ora a questi benefici. Il no è arrivato da parte dell'onorevole Fausto Bertinotti. Luciano Violante ha parlato di una fiera dell'ipocrisia. Sono 5 gli ex presidenti ancora in vita, ma soltanto questi 3 potranno continuare a godere di questi benefit per gli altri 10 anni, è importante sottolinearlo, mentre Pietro Ingrao, di cui tra l'altro oggi ricorre il 97esimo compleanno, ne approfittiamo anche per fargli gli auguri visto che è stato anche nostro ospite, e Irene Pivetti li perderanno alla fine di questa legislatura. E dunque si riapre tutto il dibattito sul tema dei costi della politica e noi abbiamo il piacere di riaprire il dibattito anche su queste frequenze con il questore della Camera, l'onorevole Francesco Mazzocchi del Popolo della Libertà. Buonasera. Grazie, però sono Antonio, non Francesco. Ecco, allora abbiamo subito sbagliato. No, ma le pare, anche perché un questore poi si chiama Francesco, è Francesco Colucci, per cui non ecco. Ha sbagliato a metà. Hanno sbagliato anche le agenzie però, mi hanno tratto in inganno, questo c'è da dire. Ma le pare, non fa nulla. Poi San Francesco è uno dei più bei santi che conosco. Questo è vero. E poi perché stiamo parlando di Spagna, San Francesco è per la povertà, per cui anzi ha azzeccato. Ecco, dovrebbe essere d'esempio in questi momenti come questi. Quando, quando insomma la cittadinanza chiede dei tagli ai costi della politica che siano perlomeno d'esempio a fronte dei sacrifici che invece tutti ci stiamo affrontando e ci approntiamo ad affrontare ulteriormente, arriva questo tema sollevato anche in qualche modo da Pier Ferdinando Casini, no? Che rinuncia da subito ai benefit da presidente della Camera. Beh, Pier Ferdinando Casini, non c'è dubbio, ha fatto un atto che io chiamo fortemente politico, perché l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha tentato di trovare una via di mezzo per sugli anni di alcuni benefici per gli ex presidenti della Camera, e lui stava fra queste persone. Lui ha rinunciato, sollevando un fatto per me politico, tanto che io credo che bisognerà che il presidente della Camera, nella sua autonomia, riveda un po' il discorso, perché se uno dei 3 beneficiari, così in maniera molto forte, dice che non vuole avere questo beneficio, credo che dobbiamo tutti discutere se questo beneficio ridarlo ugualmente all'onorevole Grazie. Bertinotti e all'onorevole Violante. Ecco, perché questo. Di fatto, come ricordavamo, si trattava soltanto di questi 2 dei 5 ex presidenti in vita. Sì, perché l'onorevole Pivetti, l'onorevole Ingrao gli è stato tolto, perché si è usato un criterio, direi, che coloro che da più di una legislatura non erano deputati, questi da fine legislatura gli si toglievano questi benefit, mentre per gli altri, essendo tra l'altro Casini è ancora deputato, sì. Bertinotti presidente della Fondazione della Camera, poi oltretutto Violante dall'altra legislatura non è più deputato, allora si è usato un sistema dicendo allora da quest'altra legislatura scattano i 10 anni. Non c'è dubbio, è discutibile, qualsiasi decisione che prende un organo politico è discutibile, Casini ha sollevato questo problema. Io credo che l'onorevole Fini, che presiede l'ufficio di presidenza, con la sua autorevolezza, ma soprattutto anche, se mi consenta, con la sua saggezza che ha dimostrato in questo periodo anche di saper stare al di sopra di alcune parti, credo che prenderà in esame la possibilità di rivedere questa delibera. Dall'altro canto, il 4 aprile voi questori vi riunirete per decidere degli ulteriori tagli alle spese di Montecitorio, giusto? Sì, guardi, è stato sollevato nel bilancio da alcuni deputati, da alcuni segretari di presidenza, alcune spese per le forniture che si fanno ai deputati. Io devo dire la verità, sono spese che da 50 anni vanno avanti e che ormai sono superate. Noi abbiamo già tagliato il 40%, faccio un esempio, tutto ciò che riguarda penne, carta, si manda negli uffici dei deputati, soprattutto in questo momento che ormai si sta tutto informatizzando, tra l'altro ai parlamentari abbiamo dato anche la possibilità di acquistarsi un iPad, credo che tutto ciò che si può mandare via email, per quanto riguarda tutto ciò che il cartaceo si può eliminare, questo con una grossa diminuzione di spese da parte della Camera. Ecco, quindi state vagliando comunque degli ulteriori aspetti ridurre. Anche perché poi spesso vede che c'è, che tutto ciò che si manda ai deputati, non è che i questori lo sanno, i questori stanziano una somma, poi è la burocrazia interna della Camera che decide se mandare a quel deputato 10 penne, a tutti i deputati 10 penne o 20 penne, noi non lo sappiamo. Allora è bene invece
che poiché dobbiamo risparmiare ulteriormente, prendere in esame da oggi in poi tutte queste situazioni per fare in modo che la Camera risparmi ulteriormente. Ecco, perché poi si parlava addirittura, questa era una voce che è circolata nel corso degli ultimi giorni, anche su Facebook e tramite social network, che dalla Camera vengano distribuite 1,5 chili di colla all'anno a ogni deputato. Guardi, io le devo dire la verità, tra altre cose chi fa il questore è anche deputato. Chi ha detto questa cosa, e mi spiace che l'abbia detto un parlamentare, per cui non è che sia così, ha detto una grande bugia, anche perché lei sa, ma lo sa anche qualsiasi bambino, che ormai la colla liquida non esiste più, per cui esistono gli stick eventualmente, per cui chi, il deputato che dice che gli arrivano 1,5 litri di colla all'anno, non vorrei che avesse bevuto 1,5 litri non di colla ma di qualche altra cosa, perché è talmente stupida questa questione che tutti sappiamo che la colla liquida non esiste più, esistono gli stick. Casomai lì pure dobbiamo controllare se questi stick sono stati mandati in sovrabbondanza o invece non dovevano essere mandati. Io credo che mano a mano dobbiamo togliere queste cose, perché poi io faccio un esempio: scrivere con una penna, ma ognuno ormai ha le proprie penne, non è che io, forse perché mi deriva anche dall'esperienza d'avvocato, io ho la mia penna e con un'altra penna non saprei neanche scrivere, e poi perché a carico dei cittadini alcune spese che possono essere evitate. Beh, diciamo, insomma, poi è anche questione di abitudine, tante volte di praticità, no? Insomma, chi è ma che si non sa porta che c'è il vero problema penna, è che purtroppo io ritengo che la più grande riforma che dobbiamo avere il coraggio di fare è la riforma della burocrazia, perché spesso è la burocrazia che ci indica alcune cose e i politici troppo spesso, e questo sbagliano, sottostanno al volere della burocrazia, perché se lei mi dicesse adesso, le confesso questa mia ignoranza, mi scusi, ma un deputato ogni 3 mesi che gli mandate, io non lo so dire, non glielo so dire. Non è che si può, insomma, per cui è giusto che invece, tutto. Non a caso abbiamo convocato il 4 mercoledì 4 il collegio dei questori, dove esamineremo anche questa questione. Bene, onorevole, noi la ringraziamo molto della sua disponibilità, le auguriamo un buon lavoro e speriamo di risentirci dopo il 4. Così. Sempre con piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, all'onorevole Antonio Mazzocchi, deputato del Popolo della Libertà e questore della Camera.